una giornata importante oggi qui a Condofori in provincia di Reggio Calabria, importante perché si assegnano socialmente dei beni destinati a un'amministrazione che in questo momento è sciolta proprio per infiltrazioni mafiose, importante perché finalmente dopo 13 anni questi beni conoscono l'uso sociale, però al contempo valori che rendono importanti ma che fanno anche riflettere. Sì, da beni esclusivi in mano le mafie a beni condivisi, restituiti alla collettività. Questo ha un grande valore sia etico, sociale, culturale, politico, ma anche economico, perché dare delle cooperative e quindi offrire delle opportunità per fare un servizio, per dare anche dignità e lavoro delle persone, mi sembra fondamentale. E poi restituire alla collettività, a cui è stata sottratta veramente dei patrimoni, con la violenza, con la forza, con il sopruso, con l'arroganza. Quindi mi sembra una giornata molto molto importante, che ci fa però non dimenticare che purtroppo in Italia, nonostante il grande lavoro dell'Agenzia Nazionale, delle prefetture, noi abbiamo 3.500 beni già confiscati che non possono essere utilizzati, perché sono sotto ipoteca bancaria, perché sono magari ancora occupati dai familiari o da prestanomi, o sono quote divise con gli altri. Quindi 10.000 beni confiscati in Italia, oggi una parte consistente non può essere utilizzata. Allora qui si apre un problema politico. La sua visita e il suo gradito ritorno qui in Calabria avviene a distanza di poco più di un mese da una tragedia che ha sconvolto l'Italia, non solo a Mesagne, dove la povera Melissa ha perso la vita in un modo assurdo, inaccettabile, e poi a distanza di qualche giorno da delle lettere minatorie che hanno proprio colpito Libera Reggio Calabria nella persona di Mimmo Nasone. Sì, beh, vicinanza, corresponsabilità verso Mimmo. In questi giorni sono venuti altri fatti gravi rispetto a Libera. 4 ettari di agrumeti bruciati in un bene confiscato vicino a Catania, 20 ettari di ulivi bruciati in provincia di Trapani alla vigilia del passaggio di quei terreni per costruire una nuova cooperativa. E quindi c'è di fatto una controffensiva, c'è di fatto chi non vuole che chi si occupa di tutto questo possa portare avanti dei percorsi che restituiscono fino in fondo alla collettività questi beni. Melissa al cimitero, qualche ragazzo ha attaccato un pezzo di carta bianco con scritto Melissa vive. E credo, ero anche lì in questi giorni a Mesagne, dove abbiamo dei beni confiscati alla Sacra Corona Unita, Melissa vive. E dobbiamo farla vivere noi. Era mai successo questa violenza criminale davanti a una scuola, colpire delle ragazze. Bisogna che la coscienza degli italiani non si fermi all'emozione di quel momento, ma che si senta, proprio, dobbiamo sentire che quella carica di esplosivo l'hanno messa per ciascuno di noi, hanno colpito anche noi, non hanno colpito solo Melissa, hanno colpito anche noi.